Valli, automobili americane da sogno dal 1991. Quando ci sono gli sgabelli, lo sgabello a Corvette, la cartelletta di Mike, buongiorno, eccolo qui, dell'indimenticato, e viene qua preparato con l'occhialino molto con l'occhialino carino, oggi ragazzi, guardate che ti piace. Fai la tua porca figura come sempre. So che abbiamo anche cuccato, dottor Valli. Abbiamo essere? Cuccato, guarda, tra i messaggi, chissà se le nostre mogli saranno contente. Lo leggi? Io non sono sposato. Lo leggi tu? Non so te, ma io non sono sposato. Io sono sposatissimo. Sono sposato. No, non sono sposato. Non guarda che carine che sono queste due qua. Simonette Vilma, abbiamo cuccato, di Settala. C'è un casino a Settala, c'è la strada la Paulese per raggiungerla, sarebbe un casino. Mamma mia, ci vogliono gli elicotteri. Mauro, se mi fa piacere sapere, ma siamo un gruppo, non solo due allora. Appassionati di motori, ma soprattutto d'America, ma soprattutto di voi. E vi seguiamo in tutte le puntate. Questa è boccata d'aria fresca, Thelma e Louise, insomma, tante belle cose, siete fighissimi. Hai visto? Questa cosa mi piace molto. Fanno una richiesta. Rispondiamo? Vorremmo una foto prima, perché allora, visto che siamo ormai due vecchi e abbiamo bisogno di capire abbiamo se ne vale di qualche la pena, garanzia no, per muoversi, crearsi degli altri problemi, litigare no? Con le mogli, fare casino per... Io ho già dato in passato, non so te, no, te sei regolare, io ho già avuto dei problemi, già casini. No, io sono al primo giro, allora ho aspettato devi provare. Beh, comunque foto ragazzi, velocissimi, no, scherziamo, grazie, un saluto a tutti. Su cosa ci concentriamo invece? Hai qualche mail in particolare? Ma guarda, non so se ci va di leggere questa 70, qua. No, due. Comodi, una bella birretta che ha 70 mail. Dopo forse parliamo di macchine. Questo nostro ascoltatore Giampaolo, EC, quindi E Company. Sì, un gruppo di ascolti. Ci dice che vorrebbe mettermi in crisi con un sacco di domande. Quindi vorrebbe inviare a te. No, fate voi direttamente. Guarda, vedi? Sì. Allora, siete spaziali perché nessuno prima di voi ha pensato di portarci in casa questi sogni. Siete degli apripista, meritate un premio, grazie. Mandatelo. Ok. Anche soldi volendo, contanti così. Domanda per Franco. Sì. Se io e un gruppo di amici mettiamo insieme, diciamo, una ventina di domande pertinenti al vostro tema, le giri a raffica Mauro Valli, ho voglia di mettermi in crisi. Girare direttamente a lui. No, vuole che me le faccia tu. L'email io te l'ho tagliata. Però lui vuole che me le faccia tu. È bello sentire le risposte che date a noi del pubblico e noi avremo un nutrito questionario. Vabbè, mandale. Comunque, ciao, seguici, ciao. Manda quello che vuoi, poi risponde, selezioneremo le domande che ci farai. Va bene. Partiamo. Si parte? Guarda cosa c'è dietro. Ci sta tutta nell'inquadratura. No, avete un 100 pollici a casa? Io non ho mai visto la roba 60 così pollici lunga. È piccolo per guardare allora, quello che abbiamo portato allora, mentre oggi. Michele, che è il nostro uomo di fatica, Bordin, per cortesia, venga a pulire quale sedie che dà fastidio nel totale. Si muovi per cortesia. Allora, ma questa qui in che garage la tieni innanzitutto? Dove la tieni? È un casino, ogni volta che la tira dentro e da fuori, dovrei avere l'hangar di un aeroporto, invece allora, è un misero capannone. Su che base è? Come si chiamano? Limousine? Come si chiamano? Sì, limousine assolutamente. Si chiamano così? È il loro nome. Hai detto stress. Può non far casino, per favore, non è che siamo qui, stiamo lavorando, Bordin. Vadi via. Vuoi la lezione sulle limo? Molto veloce. Sì. Si parte dalla base standard, non nascono dalle case madri ma sono dei carrozzieri speciali a metterle a punto, quindi tagliarle e innestare il modulo. 60-80 inch perché sono la misura corta. Dove vai? Dai, un calcio nel culo. Scusa. Gli allungamenti da 60 e 80 inch sono quelli di trasporto privato, quindi l'ambrogio di casa che ti porta a spasso. Oltre i 120 inch, quindi parliamo sempre della lunghezza del modulo, diventano macchine da show. Questa è una 200 inch d'allungamento, significa che la Escalade è lunga 5,05. Allora, scusami, la macchina normale è da qua più o meno, cioè sarebbe questo pezzo qui. Fai 5 passi, guarda. 200 pollici sono circa 5 metri, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Però scusami, in realtà il pezzo della macchina vera è questo qua. Esattamente. Cioè viene segata qua e là. Viene tagliata esattamente in mezzo, viene sì, tagliata esattamente a metà e inseriscono il modulo. 200 inch di modulo sono 5. Questo è il modulo. Esattamente. Ok. Sono 5,05 di allungamento, è diventata 10,20. Domanda, come fa a star su? Cioè come fanno a fare in modo che non fletta? Che... Ci sono dei filmati su YouTube molto interessanti se volete andare a vederli. Porno. Comunque anche porno, ma noi non stiamo parlando di quello. Non stiamo parlando di porno, esatto. Il porno magari ci fanno anche qualcosa di porno su ste macchine, ma a noi non interessa. Allora, quando viene tagliato il telaio, chiaramente è un bel tubo vuoto, quindi viene fatto un innesto lungo tanto quanto il telaio più l'innesto, per cui è un po' come quando costruiscono le navi. Dei longheroni, delle centine poi. Il telaio è un longherone, viene allungato, vengono fatti gli innesti, viene inserito il modulo, esattamente come fanno a fare le navi. Le navi sono moduli e le limousine hanno un modulo solo. Siamo passati sotto il ponticello per arrivare qui alla curva dove ci ospita sempre l'autodromo di Monza, la vecchia curva col porfido.
E dovevi... Cos'è? Sono io, scusami. Non si fa, però. Non si fa, non si fa. È brutta, però fa niente. Non l'ho mai fatto, però. È la mia trentesima. Chi l'avrebbe fatto una roba del genere? Madonna, che vergogna. Come, mi domando come si fa a passare... siamo passati... E non ha toccato niente. Non ha toccato ed è la ragione, a parte per moda, l'SUV è diventato moda anche nelle limousine, è la ragione per cui le super stretch, vengono definite così, super allungamento, le fanno sulle macchine alte. Perché tu pensa a una Town Car o una Cadillac DTS come quella che ti ho fatto provare, lunga 10,20 m, non passerebbe da nessuna parte, farebbe il pendolo a ogni dunetta o a ogni passaggio personale. Questa qua è l'ideale per andare a far fuori strada, tra l'altro, mi dicono che l'angolo di attacco è di... Come la K2, esatto. Angolo di attacco zero. Esatto. Assolutamente zero, vabbè, insomma la macchina alla fine è una macchina base, nasce da una vettura di serie normale. Che tipo di operazioni bisogna fare per portarla a certe modifiche? Ma cosa intendi per... Cioè, cosa fa? Varia omologata? Varie... Beh, sì, sì, in America che in tutto il resto del mondo, chiaramente. È il costruttore a rilasciare la nuova scheda tecnica, i nuovi elementi sostituiti, la certificazione degli innesti e poi le motorizzazioni di tutto il mondo sulla base delle regole vigenti ti dicono metti la freccia gialla, metti la rossa, metti la blu, però la portanza viene dichiarata dal costruttore. Okay. Il costruttore, ribadisco, non è la Cadillac in questo caso, non è la Lincoln se fosse una Lincoln, ma è questi mastri carrozzieri che ormai per lavoro, per professione fanno centinaia di limo in tutto allora, il mondo. Adesso andiamo a scoprire da dentro, perché la limousine tu mi segni, insomma, che è dentro, no? Che nasconde i segreti. È dentro che ti fa sognare. E allora, per far questo, riproponiamo una riedizione di un film porno, per cui richiamerei Michele Bordin, per cui se vuoi cominciare a accomodarti dentro, tra poco ci divertiamo. Soprattutto Simonetta e Vilma. Simonetta e Vilma, sulla limo. Vi faccio vedere. È una limo, ma la limo fuori fa impressione, dentro altrettanto, perché questo cunicolo super, super riservato, i vetri sono chiaramente oscurati. Privacy, dentro, si chiamano privacy. Privacy, oscurati, se lo vogliamo dire alla, un po' più alla brasiliana. E cielo pieno di stelline, per cui di notte immagino che sia uno spettacolo. È uno spettacolo. Di notte quanti posti ci sono? Quanta gente ci sta? Guarda, in America non c'è limite, in America ci vai, sono 16 posti, 18 e ci sali. Da noi abbiamo il massimo consentito di 9 posti sulla patente B, altrimenti diventa DE pubblica, omologazione Pullman, quindi però nulla. Questa qui va guidata con la C, non puoi guidare va guidata con la C per i pesi, però al limite sappiamo che B e C hanno 9 posti sulla patente, compreso il conducente, quindi si rispetta quella regola. In 9 ci giochi. Senti, spazio incredibile, so che ci sono. Dove è andato Aldo? L'autista al telefono. Vabbè, comunque. Ti dirò di una là... cosa: che quando facciamo i compleanni dei bimbi ci salgono in 30. 30 bambini, 20... non si dovrebbe dire. Però... Da fermi, vero? Da fermi. Da fermi. Allora, Pascal, tu da lì sei lì un po' incastrato. Però c'hai la zona, diciamo, guidatore, la zona comandi con insomma tutta con Ambrogio che ti porta a spasso e risponde a tutto qui, quello che gli sì, dici. Però sta telefonando in questo momento, è là fuori, non è al posto. Aldo? Bene, io lo sto chiamando ma lui non c'è. Aldo? È un autista un po' inadempiente. Aldo? Guarda adesso come si fa per farsi rispondere. Aldo! Ti sto chiamando col citofono, Aldo! Aldo? Mi sta bestemmiando dietro. Aldo? Sei un... Aldo, dove eri? In giro per il mondo, visto che stavi facendo le telefonate. Ascolta, ma lì ci fai vedere come funziona qua il monitor che sale, che scende, il televisore? Mi sa che cadiamo in fallo perché è scattata la termica, non sale. Non sale più. Abbiamo acceso tutto. Tecnicamente lì sono dei pulsanti, tira sul monitor, tira sulla televisione. C'è un vero home theater, c'è una TV chiaramente in alta definizione, col Dolby Surround, c'è un impianto da 1000 watt, c'è tutto quello che ti serve. La facciamo nel frattempo vedremo tutto. Io però voglio... Grazie Aldo, grazie che hai fatto scaldare tutto il sistema, grazie mille. Ciao, ti richiamo dopo, ciao, arrivederci, ciao. Allora, Mauro, dimmi. Fammi capire però, quanto costa fare di un Escalade una vettura così, una limousine così? Quanto ci vuole? Più del doppio di quello che costa la macchina di serie. Per cui vai a spendere un 200. Sono impossibili da importare perché le macchine nuove, le limousine nuove che vengono fatte su una macchina già da 60 o 70 mila dollari, ne costa 150, importate in Italia sarebbero 200-220 mila euro. La fascia di richiesta limo è molto più bassa in Italia. Mm-hmm. Anzi, tante volte cadono nell'errore di prendere macchine super sciupate
per spendere 50.000 euro, 60.000 euro, poi si trovano a dover fare il doppio dei lavori. Certo. Per cui rispettiamo il valore di una limo e tutto quello che è la costruzione. Questa che secondo me abbiamo veramente abbellito, impreziosito per mille una ragione, è una 200 inch, quindi oltre i 10 metri, la vendiamo a 100.000 euro dopo 60.000 euro di lavori appena eseguiti. Oppure disponibile, oppure per disponibile al noleggio. Cosa, lei è per il noleggio. Noleggio vogliamo farlo un po' speciale, non vogliamo banalizzarla tra le discoteche e tutti quei servizi che a me non piacciono personalmente. Da randaggi, diciamo. Da randaggi. Vorrei collocarla in un servizio noleggio un po' più importante, vorremmo così inventarci un Milano-Roma due volte al mese, quindi oltre al fatto che lavori puoi andarci con la tua limousine, certo, e tornare indietro. Però allora scusami, dammi un'idea, quanto costa? Voglio fare un fine settimana particolare con la mia famiglia, la voglio noleggiare, quanto mi costa? Allora, può dire? Assolutamente, come no? Il noleggio semplice è la serata, no? Di solito si mettono insieme 200 euro all'ora, mm-hmm, la noleggi 9-10, sì, e stai in giro 4-6 ore, quindi capisci che c'è un minimo di 4 ore perché l'uscita costa, quindi certo, meno di 4 ore non la facciamo andare, 800.000 euro. Mm. Poi dipende quanto te la vuoi tenere, la vuoi tenere tutta la notte, troviamo un accordo per far scendere quei 200 euro all'ora a 150 chiaro, o a 100 chiaro, per fare chiaro, un accumulativo. Chiaro. Se fa un weekend fuori, se vuoi riscoprire la giovinezza con tua moglie, con la tua fidanzata, farti un viaggio lungo, per esempio, è appena andato a portare una coppia di ragazzi a Riccione. Si sono sposati 10 anni fa, hanno rivissuto un secondo viaggio di nozze, hanno voluto andare in vacanza a Riccione e l'hanno noleggiata. Lì si fa l'uscita dei 500 euro e facciamo un euro al chilometro. Carino, carino. Mi sembra, senti, guarda, così uno sa. Mi permetto di prenotare. Aldo, Aldo, andiamo a Riccione. Va bene, partiamo domani mattina, ho fatto l'accordo con Valli. Va bene? Grazie Aldo, perfetto. Sta tornando, pensa che lo chiamo davvero. E invece al telefono. È sempre all'altro telefono. Volevo allora, aggiungere ragazzi, sì, vi voglio dire, se andate sul noleggio del nostro sito non trovate solo la limo, vista la crisi mondiale che non ci fa vendere più niente, quello che abbiamo non lo noleggiamo, quindi vi noleggiate Kit, vi noleggiate la Gran Torino, vi noleggiate il Generale, vi noleggiate la Buick, è una bella idea. E così, che dirvi, fate impazzire i vostri amici, che sia la macchina della polizia. Impazzite anche voi. Impazzite voi con cifre assolutamente oneste. Guardate il sito, vedrete che con 300, 400, 500 euro vi fate la giornata. Bello. Non solo per il matrimonio, anche proprio per l'uscita, per il giretto da McDonald's con tuo figlio. Insomma, l'idea del noleggio, la limo c'ha così, ispirati al noleggio di tutti i giocattoli che abbiamo disponibili in vendita, ma finché non saranno venduti sono disponibili per voi. Allora adesso ti do una dritta, anzi la do a voi. Ragazzi, adesso Mauro Valli ci fa conoscere un suo amico molto particolare, dopodiché a bordo di una macchina alta la metà di questa con 700 cavalli. 700, 700, adesso lo scherzone parte, a Pasquale Viscusi, lo chiudiamo dentro, voglio vederlo gattonare dalla paura perché soffre di claustrofobia. Andiamo via, scappa Mauro, chiudilo dentro. Valli, automobili americane da sogno dal 1991.